Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video che so che piace tantissimo perché è un video che piace tantissimo anche a me e si tratta del decluttering. Decluttering assoluto perché non ci entro più in questa stanza, quindi o escono i trucchi o esco io. Io essendo la padrona di casa devo per forza rimanere. Quindi devo fare un decluttering estremo, veramente estremo. Da cosa iniziare? Iniziamo con le tinte labbra. Ho diverse tinte labbra, molte le ho utilizzate e quindi consumate, quelle aperte le ho controllate piano piano e vi farò vedere tutto in questo video. Quindi avete un po' di pazienza, godetevi il video perché ce ne vuole, per questo video ce ne vuole, vi dico che ce ne vuole. Io mi guardo il cellulare mentre voi vi guardate il video del mio decluttering, quindi a più tardi. Ciao ciao! Allora, ho intenzione di mettere in questa scatola quelle che darò perché non mi piacciono più e in questa scatola quelle che butterò perché saranno rovinate. Allora, iniziamo con le tinte labbra. Oh mio Dio, cosa c'è qua dentro? E andiamo a vedere. Allora, iniziamo con questo qui di Essence. Io ovviamente swatcherò tutto perché voglio essere sicura di quello che voglio tenere e quello che non voglio tenere. Io credo allora, questo di Essence lo tengo, lo metto qua. Poi andiamo avanti, questo di Astra mi è stato regalato ma sinceramente non l'ho mai utilizzato, quindi preferisco regalarlo, quindi lo metto qua. Questo di Wycon, il colore è un malva, sapete tutti che io adoro il malva. Questo è più un lip gloss che un rossetto, infatti lo devo mettere nel reparto del lip gloss, quindi lo metto di lato. Sempre per quanto riguarda Wycon c'è questo colore. Vediamo un po' a chi assomiglia. Questo è più in mousse, vedete? È più in mousse ed è molto più scuro di questo qua. E quindi lo tengo. Ovviamente Fenty, shakeriamo. Fenty si tiene. Fenty si tiene perché Fenty è Fenty. No, il colore mi piace tantissimo, quindi lo tengo assolutamente. Poi Kiko, quelle di Kiko sinceramente mi sono sempre piaciute e anche se è un colore abbastanza scuro, a me piace, proprio piace questo tipo di colore sulle mie labbra, specialmente che ho la pigmentazione e quindi, scusate, qui vedo dei rossetti per quanto riguarda Colourpop, ma questi sono rossetti e quindi li metto di lato. Poi quando ne trovo altre le metto di lato. Qui c'è un mio capello, lo buttiamo. O lo volete regalato? Questo è un lip gloss, lo mettiamo di lato. Poi abbiamo questi rossetti di Kiko, che bisogna ovviamente shakerarli. E abbiamo un rosso. Questi credo che debba verificare per quanto riguarda la tenuta, perché non me li ricordo sinceramente. Devo vedere se rimangono intatti sulle labbra oppure no. Comunque mi piacciono tantissimo questi colori e quindi li tengo. Sì, terrò tantissime cose perché le ho acquistate io, i soldi le ho uscite io, quindi perché vi rode voi? Parlo così tanto. Il nero assolutamente si deve sempre tenere, perché è un colore che può servire. La pigmentazione è buona, cioè si vede? Sì, ecco. L'unica cosa, devo controllare se escono fuori dalle righe labiali, ovviamente. Allora, per quanto riguarda quelle di Jeffree Star, sinceramente mi piacciono tutti, sono ancora buone, quindi li metto tutti da parte. Jeffree Star. Lo so che a molti non piace, ma io li ho acquistati questi prodotti e quindi me li tengo. C'è questo prodotto qua. Comunque, me li tengo, come vi stavo dicendo. Tolgo tutto.
Poi qui c'è un prodotto di Sleek trovato nel calendario, no, nel calendario, nelle beauty box, è ancora intatto, vedete, quindi se dopo un anno e qualcosa è ancora intatto significa che non l'ho utilizzato. Poi questo è un rossetto, togliamolo. Allora, tinte della Maybelline, queste le Superstay, tengono veramente tantissime, tantissime ore. A me piacciono tantissime, infatti queste non c'è bisogno nemmeno di swatcharle perché le tengo tutte. A me piacciono veramente tanto, quindi le tengo. Wycon, Besame Mucho, sempre un liquid lipstick. Vediamo la colorazione. Molto molto bella. Sì, mi piace. E per adesso non ne vedo simili. Poi, questo è sempre un gloss. Vabbè, c'ho un mix qui. Poi abbiamo questi qua di Niloufar. Ce ne sono tre e vediamo. Allora, il rosso l'ho preso perché mi è piaciuto quando l'ho sbocciato lì, mi è piaciuto tantissimo, quindi il rosso lo tengo. Questo è il numero 03. Molti di questi ovviamente non li troverete più perché erano in edizione limitata, ma a me piacciono. Sì, anche questo rosino è carino. Assomiglia a quello di Essence, no, questo è più rosino, lo tengo. E poi questo che è un po' più nude. Sì, devo dire che mi piacciono tutte e tre. Forse e che mettendo questo io poi posso aggiungere tipo un rosa all'interno delle labbra. Sto facendo così ultimamente, non so se vi capita anche a voi, quindi non so se tenerlo. Vabbè, per adesso lo tengo, se non lo uso lo butto. Poi questo è un altro lip gloss, scusate, ma ci sono vari lip gloss. Un altro prodotto per quanto riguarda la beauty box è sempre sigillato, quindi lo regalo. Per quanto riguarda Maybelline abbiamo detto di no. Poi abbiamo queste qui di NYX, che si chiamano le NYX Lingerie XXL. Mi piacciono tanto, le ho utilizzate, devo dire che mi piace tanto il prodotto. Poi il colore, che ve lo dica fare. Quindi questa la tengo. Idem con patate questa. Quella rosa, che è questa qui, è la cieca, la 16. Questa è la 16, questa qua, e invece questa è la 07. Questa è la 07, quindi la tengo. Poi Nabla, dobbiamo vedere se hanno una buona scrivenza. Bello, sì, scrive, me li devo mettere qui davanti, ed è stronger questo qua. Poi Mesauda. Mesauda l'ho utilizzato pochissimo, è il 117. L'ho utilizzato veramente poco ed è questo colore qua che io utilizzo di più in inverno. Non so se si vede che è questo. Lo utilizzo di più in inverno, quindi lo tengo. Qui abbiamo un rossetto, qui abbiamo del lip gloss. Togliamo questi lip gloss. Poi questo è un lip gloss, questo è un rossetto. Ho un mix qua dentro. Ho un mix. Allora, questo è una imitazione di Jeffree Star. Questo qua, vedete? E questo qui. E sinceramente, avendo l'originale, questo lo cestino direttamente. Poi, per quanto riguarda questi di NYX, che sono le Shine Load, li tengo tutte e tre perché mi piacciono tantissimo e ne vado matta di questi. Se volete un video con tutti gli swatch di tutti i rossetti liquidi e matte, cioè liquidi e nel bullet, ditemelo che ve lo faccio. Questo è un altro rossetto. Lip gloss, aspettate un minuto che tolgo tutti i lip gloss perché è inutile
tenerle qua dentro. Ok, poi farò il video direttamente da Lip Gloss. Poi abbiamo, no, questo è sempre un Lip Gloss. Anche questo. Ok, per quanto riguarda Maybelline Superstay, vi ho sempre detto, a me piacciono e li tengo. Idem per quanto riguarda XXL. Poi abbiamo questa, una matita. Mamma mia, che confusione che c'è qua dentro. Allora, un prodotto di Kiko, un rossetto, vediamo la colorazione e vediamo se mi piace. Sì, devo dire di sì. È un questo somiglia. Devo confrontarlo se assomiglia a qualcuno che già ho. Se non assomiglia a nessuno me lo tengo perché di questo colore non ne ho. Poi, qui cosa abbiamo? No, questo è un lip gloss, non c'entra niente. Poi abbiamo un prodotto di Pixi e sinceramente anche questo ho utilizzato pochissimo. Vediamo la colorazione. Devo confrontare se ho una colorazione simile. Ma io veramente non l'ho utilizzato da quando ce l'ho, quindi lo regalo. Questo è una specie di lip gloss, quindi no. Poi abbiamo Ibiza Ibiza, questo rossetto che non c'entra niente. Questo è un gloss, non c'entra niente. E poi abbiamo questo rossetto di Nabla che si chiama Bad Boy. E vediamo la colorazione. No. Sinceramente, così non mi piace. Ovviamente messi sulla mano un pochettino si aprono a tutto, però questo colore sinceramente è un vinaccio scuro, ma non mi piace assolutamente, quindi questo lo regalo. Andiamo a prendere l'altra confezione. Aspettate. Allora, iniziamo. Alcuni rossetti per quanto riguarda Colourpop, alcuni li ho utilizzati, altri ovviamente no. Perché ultimamente non è che sono uscita. Questo colore mi piace tantissimo, non so se ne ho altri. Devo vedere in caso lo regalo perché non lo utilizzo spesso. Un altro di Colourpop è questo. Allora, questo, scusate, è il B Dazzle. Poi questo qui è Guess. Questo mi piaceva tantissimo, mi ricordo, è l'unico scuro che tengo. Perché mi piace, perché è una specie di viola ma scurissimo, assomiglia molto al nero. Siccome questi diventano proprio matte, voglio vedere se ho dei dubbi, se no tengo questo. Per quanto riguarda Maybelline, ve l'ho già detto che li tengo. Kat Von D, questo l'ho utilizzato un bel po'. Allora, vederlo così è troppo chiaro, ma io mettevo una matita leggermente più scura e invece adesso che ho diverse tinte labbra faccio la parte più scura e poi questa al centro, quindi questa la lascio, la tengo. Le tinte di Sephora sono le mie preferite in assoluto, quindi li tengo assolutamente. Poi, quella di We Makeup, questa è la 10. Vediamo, vediamo. Sì, questa mi piace. Il colore già si vede che è nelle mie corde. La tengo. Questa è la 10. Poi abbiamo un'altra di Colourpop. Vediamo un po'. Ed è questo colore. Sì, sul mattone. Mi piace anche questa. Devo dire che ho difficoltà per quanto riguarda le tinte labbra. Io per i rossetti ho una difficoltà enorme. Questa è quella di L'Oreal. Vediamo un po'. Questa credo che mi assomigli a una di questa. No, questa si vede che non è questa. Questa, vediamo se è questa di Kiko. No. Ok, credo di non averla uguale. In caso se vedo è che questo colore è troppo arancione per quanto mi riguarda. No, questa la do. La do, la do, questo è un lip gloss. La do, la do.
Colourpop, questa è la mia preferita, è Lumiere. Ce ne sono tante preferite per quanto riguarda Colourpop. Vedete che malva? Mannaggia! E che abbiamo pochissime cioè, labbra, abbiamo una sola, quindi come tingerla? Allora, Nabla è questo marrone scuro e non so se ho altri marroni in questa maniera. Questo marrone qua, però sinceramente non mi piace molto, quindi la regalo perché ne ho forse qualcuno di Sephora. Poi Line Crime, punto debole. Questi sono eccezionali, veramente, cioè guardate qua che colore. Poi vi farò un video. Allora, per qua facciamo così, perché non voglio che duri tantissimo. Vi dico che Kat Von D. Vediamo questa, dai. Proviamo. Ecco, questa ad esempio la posso mettere vicino a questa. Guardate. Vedete? Posso fare il degradé. Per questo io non li butto alcune, perché mi piace fare quell'effetto. Poi, Sephora, no, queste mi piacciono. Facciamo che tolgo quelle che mi piacciono, perché non voglio annoiarvi. Poi, in caso, se volete, vi faccio un video. Queste sono delle lip gloss. Vi faccio un video dove vi faccio vedere tutti i prodotti. Questo è di Colored Rain ed è molto molto bello. Vi faccio vedere alcuni, dai. Alcuni ve li faccio vedere. Ed è questo. Non so se si vede. Però non è che tinga molto, eh? Proviamo, ecco così. Mi sembra di più un lip gloss che una tinta, sincera. Sembra di più un gloss che viene messo di sopra, poi lo guardo meglio. Poi abbiamo questo gloss. Vi ho detto, ce ne sono tanti. Questo di Wycon, bellissimo. L'ho utilizzato tanto, ma veramente tanto. E questo colore mi piace tantissimo. Però voglio vedere se di MAC ce n'è uno che ci assomiglia, perché in caso questo lo tolgo. Poi Nabla, questo mi piace tantissimo ed è Romanticized. Questo l'ho utilizzato tanto perché ho la combo con la matita. Era questo, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Comunque, bellissimo. Poi andiamo avanti. Lingerie, questa è Embellishment. Questa è bella. Questa mi piace. Questa mi piace. Sì. Sono colori che io adoro. Mamma mia. Qui la vedo dura. Colourpop. Questo è un rosso. No, non mi piace. Poi Kat Von D. Questo è Esorcism, molto bello come colore, vediamo se mi piace. Devo dire di sì. È un rosso scuro che mi piace. Questo sì. Poi Line Crime tengo, perché sennò questa è di Power Star, la scuola di make-up che ho frequentato. Sinceramente il colore assolutamente è un no. Come tenuta, perché l'ho provato ovviamente in base alla scuola, come tenuta è ottima, ma come colore fa. Sephora abbiamo detto che li teniamo, quindi Line Crime, tolgo Line Crime, facciamo così. Sì. Line Crime. Poi quelle di Sephora le guardo. Poi abbiamo L'Oreal. Questo qui è nella colorazione 842. Ah sì, è un nude. Sì, i nude rosati sono i miei preferiti. Lo sapete. Questo qua. Non so se si riesce a vedere. È un punto un po' particolare dove l'ho fatto.
Comunque, questo lo tengo. Poi, Colourpop, questo dovrebbe assomigliare a qualcuno. No, questo no, lo butto. Un altro di L'Oreal, questo è 836. Vediamo, lo metto qua, si vede? Sì. E l'altro nude, perché questo è più rosato e questo è più marroncino. E mi piacciono entrambi. Poi, visto che ho visto quello di Sephora, lo tolgo. Gerard Cosmetics. Questi sono i migliori in assoluto. Io l'ho messo per un matrimonio. Mi è durato tantissimo. Però non mi ricordo se era questo il colore, sinceramente. Dove li metto questi rossetti? Ah no, non era questo. Comunque, guardate che pigmentazione. Questo è bellissimo. Messo con una matita scura è spettacolare. Poi questo qui di Nabla, che sarebbe Berry Bite, molto molto bello, mi piace, bello questo, piace, piace Stefania, piace. Poi Colourpop, questi chiari Trap, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piacciono, e che non ho dove farvi gli swatch. Comunque, adesso tolgo tutto questo e continuiamo. Allora, continuiamo. Abbiamo le Superstay di Maybelline, abbiamo detto che teniamo. Colourpop, questo è Kapow e mi piace tantissimo, è un nude. Ed è questo nude marroncino, molto molto bello. Continuiamo con Colourpop, visto che ce l'ho qui vicino ed è Tulips. Vediamo, facciamo così. Questo mi piace, è un marroncino leggermente più scuro. Assomiglia a questo di Wycon. No, sottotono è diverso. Ok, questo lo lasciamo qua. Continuiamo con Colourpop. No, questo è Essence. Se li trovo, voglio continuare questo Essence. Essence, queste sono le plus. Allora, Colourpop, continuiamo e vediamo un po'. Questo è un po' più rosato e c'era un altro che era rosato così ero insicura. Voi ve lo ricordate? Comunque lo metterò nei forse, perché se non mi sbaglio ce n'era un altro simile a questo. Infatti per questo certe volte servono questi video, proprio per verificare ciò che si ha. Andiamo sempre con Colourpop, questo è R&B, questo è quello che mi piaceva di più in assoluto, R&B. Ve lo swatcho qua, vedete? Questo è il colore in assoluto che mi piace, sulle mie labbra sta benissimo. Poi, allora, ho questo di Sephora, ma se non mi sbaglio era un'imitazione, ma non lo utilizzo su di me. Non l'ho indossato mai, però non lo utilizzo. Questo bisogna anche shakerarli, che sono stati messi, fa caldo, e sono stati messi tutti da una parte. Questi bisogna proprio utilizzarli, perché sennò si buttano. Vedete un pochettino se si è fatto il colore. Questo bisogna shakerarlo bene, poi lo faccio. Comunque il colore è stupendo, bellissimo. Devo trovare quello che assomiglia a questo per verificare la combo dei due, in caso questo lo regalo. Poi ci sono altri Colourpop, sì. Questo è Marshmallow. Oddio, vi ricordate quando c'era questo colore? Mamma mia, eravamo in fissa tutti con questo colore, stupendo. Questo è da tenere perché non si sa mai serve. Poi andiamo avanti, qui c'è un altro viola, era meglio che facevo. Io non lo so quante sillabe metto. Era meglio che facevo una comparazione con tutti i colori, nel senso mettere tutti viola, tutti rosa. Che dite? Questo è bellissimo però. Devo vedere se mi fa i denti gialli. Se mi fa i denti gialli lo butto, lo metto qua laterale. Poi andiamo avanti. No, questo è un lip gloss, questo è un lip gloss, questo idem. Poi così guardiamo tutti i Colourpop qua. Un altro Colourpop, questo è Bianca.
Questo mi piaceva, se non sbaglio. Sì, bianca, sì, mi piace. È un rosa però più nocciola, a differenza di questo qua. Questo è un po' più nocciola e mi piace. Quindi aspettate che ho visto dei lip gloss. Sono un po' mischiato perché ovviamente ho buttato tutto qua dentro. Allora, un altro capello, questo lo teniamo per ricordo. Allora, vedo Sephora, quindi li tolgo tutti. A me Sephora piace tantissimo, ve l'ho già detto, quindi tolgo tutti i Sephora. Anzi, questo è il numero 6. Forse abbiamo trovato un colore che toglierò. Che dite? Sì, forse abbiamo trovato un colore di Sephora che tolgo. Poi continuiamo, Sephora, ve lo faccio vedere così, poi in casa vi farò il video. Dai, facciamo così. Rosso di Sephora, che fa? Non state scherzando. Anche questi di Lying Crime mi piacciono tantissimo. Voglio vedere questo rosso perché l'ho utilizzato tanto. In casa lo metterò nel reparto tipo da smaltire. È bellissimo questo rosso. Devo vedere adesso come mi sta. Lo metto di lato perché voglio vedere come mi sta in caso lo tolgo, perché non mi sembra molto scrivente. Allora, no, vabbè, questo no. Questo è posh. Che colori. Che colori. Cioè, bellissimo. Io adoro questi colori. Poi, Sephora e un altro Sephora, vediamo. Questi colori non tanto li sto utilizzando, devo essere sincera. Infatti, credo che sia troppo sgargiante come colore. Un po' ci somiglia a questo, no? Allora, quello di prima è lo 06, questo è il 91. Che dite? Io non mi ci vedo più con questo colore, quindi no. Colourpop, vediamo questo colore com'è. Lo metto vicino a questo. No, è sempre più un malva. C'è un violetto all'interno. No, questo lo tengo. Poi Nabla. Questo colore è quello scuro. Devo confrontarli con. Ah, è verde. Sì, no, vabbè. Uno così particolare lo devo tenere. Assolutamente. Poi abbiamo sempre Nabla. Questo è Kernal. Questo mi piacciono. Questi sì, l'ho utilizzato un bel po' di volte. Questo sì, mi piace. Spero che è messo a fuoco e tutto, perché di girarlo di nuovo non ce la, cioè, non ce la faccio. Questi li tengo. Poi ne ho altri due di questi. No, altri tre di questi, perché questo lo tengo. Giusto? Sì. Qui ho un altro di Sephora che tolgo. Ok. Allora, ho questi qua di L'Oreal. Questo è un nocciola. Bello, mi piace. Quindi questo lo tengo. Questo è l'852. Poi abbiamo 858. Sì, questi colori sono quelli che mi piacciono. E poi abbiamo questo che è l'820. Ed è questo che è una specie di rosa, però io lo vedo più scuro di come lo vedete voi, cioè nello schermo lo sto vedendo più chiaro, invece è più scuro, più malvo e mi piace. Poi abbiamo Dose of Colors, vediamo se riusciamo a fare tutto quello nella cesta. Sì, bellissimo, guardate, molto molto bello. Credo di non riuscirci. Poi abbiamo Gerard Cosmetics Metal Matte. Questo è molto bello, sulle labbra mi piace. Altri mi invecchiano tantissimo, invece questo mi piace sulle labbra. Ed è questo colore qua. Molto molto bello. Con una matita adatta si sta un po' rovinando, quindi cercherò di metterli più a vista. Gerard Cosmetics Hydra Matte Knight Ride. Questo è bello. È bello bello. Vedete? È più scuro, però ha più viola all'interno.
sempre Gerard Cosmetics, e così facciamo un unico blocco di Gerard. No, questo è Nata. Questo è un lip gloss, quindi questo è Gerard. Questo è un lip gloss. Ok, andiamo con Gravity. Sì, questi mi piacciono. Queste mi piacciono. Si è un po' seccato. Sì, devo vedere sulle labbra in caso si butta. Lo mettiamo qui di lato. Quello l'ho utilizzato per... Quello era per il matrimonio. Non mi ricordo. Ecstasy. Questo era quello che ho utilizzato per un matrimonio. Questo. Bellissimo. Sui toni del Malva. Trucco bellissimo. Iced Mocha. Quindi un nocciola, vedete? Bello. E poi Cher, anche questo molto bello. Anche questo un po' secchino, quindi o lo utilizzo o lo butto. Lo mettiamo qua di lato. Allora, avete visto quanto ho declatterato? E non è finita qui, perché questa è la prima parte. Sinceramente è troppo lungo il video, quindi devo dimezzarlo e soprattutto ci sono alcune cose che devo ricontrollare di nuovo, perché molte cose cercherò di metterle qui direttamente sulla postazione per utilizzarle velocemente e così cestinarle in futuro. Quindi, se volete anche questa tipologia di video, scrivete nei commenti che ve la farò sicuramente. Io direi di finire qui per quanto riguarda oggi e mandarvi alla prossima per quanto riguarda la seconda parte del decluttering delle tinte labbra. Quindi, se siete pronti, noi ci lasciamo per questo video e ci riprendiamo nel prossimo. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!